Ma siamo ormai, non so più a che fiducia, in poco più di un anno dall'insediamento del governo Renzi, un governo che sicuramente ha innovato il modo di intendere il rapporto tra governo e Parlamento, che ha innovato sicuramente il sistema di comando all'interno del paese Italia. Ed è importante, secondo noi, sottolineare, come in tutte le altre dichiarazioni di voto sulle fiducie, sottolineare anche stavolta come vi sia una obiettiva differenza tra la concezione che esprime il governo Renzi e nel rapporto ovviamente con il Parlamento e la concezione che bene o male è sempre stata espressa da tutti i partiti di sinistra, a partire dal Partito Comunista e da tutte poi le varie formazioni che ne hanno rivendicato anche l'eredità e la tradizione. Vi è una grandissima differenza. Diciamo che se dovessimo sottolineare qual è la cifra stilistica appunto di Renzi in questo anno, dovremmo necessariamente dire che è un Presidente del Consiglio che sta dando tutta una serie di lezioni anche a noi che siamo all'opposizione, anche a noi che come Lega Nord contrastiamo fortemente tutto il governo Renzi, non soltanto sul piano delle riforme, ma anche e soprattutto sul piano delle iniziative economiche e finanziarie. Io mi sento di dover ringraziare Presidente Renzi, perché Presidente Renzi ci ha fatto capire come bisogna governare nel 2015. Vede, noi apparteniamo anche, se vogliamo, a una tradizione politica che ormai ha 30 anni e pensavamo che in Italia vi fosse la necessità, comunque, visto che ancora oggi la Costituzione parla di una Repubblica parlamentare, vi fosse la necessità del confronto con il Parlamento. Ma Renzi ci ha fatto capire che nel 2015 parole come dibattito parlamentare, confronto parlamentare sono superate. Ormai nel 2015 non vi è più bisogno di questi vecchi e stanchi riti della politica. Ormai non vi è più la necessità di venire in Parlamento e magari dare anche all'opposizione, che non è che rappresenta 4-5 elettori, diciamo che rappresenta svariati milioni di elettori in Italia, magari dare l'occasione anche all'opposizione di dire la propria su temi fondamentali. Penso al tema delle riforme costituzionali, penso a un tema come questo, quello della riforma elettorale, che tutti a parole, ivi compreso il Partito Democratico, diceva che, essendo appunto la base delle regole comuni, del gioco democratico comuni, devono essere maggiormente condivise. No, tutte queste parole d'ordine, questi vecchi riti della democrazia parlamentare sono spazzati via dal governo Renzi. Ed è un insegnamento che io auspico e credo tutti i governi futuri dovranno prendere, tutti i governi futuri dovranno fare propri, perché certo, solitamente accade così, chi governa vede alle prossime elezioni come la possibilità della propria riconferma, non come la possibilità del cambio. E mi sembra che in questo caso anche Renzi e il Partito Democratico pensino che probabilmente a governare saranno sempre loro, pensano che probabilmente a Palazzo Chigi siederà sempre un loro uomo, o nel caso del Presidente Renzi sono convinto che, data anche la sua giovane età, ha l'intima convinzione che da Palazzo Chigi traslocherà fra 20-25 anni. Le cose probabilmente però non andranno così. Siamo ancora, e mi auguro, all'interno di un regime democratico che prevede il principio dell'alternanza e la possibilità pertanto di andare al governo anche da parte di coloro che attualmente siedono in opposizione. E mi sento di poter dire, visto che la Lega Nord sarà quasi sicuramente, malgrado ci hanno dato per morti chissà quante volte anche negli ultimi anni, comunque la Lega Nord sarà partito che concorrerà al governo dello Stato italiano anche nelle prossime elezioni, e per proprio liberare il campo da ogni dubbio al Presidente Renzi, diciamo che lui continua a minacciare il ricorso alle elezioni, cosa che non è che spaventi l'opposizione, anzi è un auspicio che anche noi ci sentiamo di condividere. Dunque diciamo che prossime elezioni, qualora dovessero essere vinte dalla Lega Nord, perché vorrei ricordarvi che oggi la Lega è accreditata dai maggiori partiti
istituti di sondaggio attorno al 16-17%, siamo in continua crescita, siamo cioè un partito che, stando alle regole che voi state creando, unico partito, una lista, che probabilmente potrà giocarsela al ballottaggio, potrà arrivare al ballottaggio e quindi potrà giocarsi questo ballottaggio, magari vincere e portare quindi, grazie alle vostre regole, magari con un consenso del 20-25%, 340 deputati in quest'Aula. E quando magari la Lega Nord porterà 340 deputati in quest'Aula, ripeto, siamo il 16-17%, sono campagne elettorali, sappiamo tutti come vanno le cose, ecco, magari quando porteremo 340 deputati in questo Parlamento, noi delle elezioni di Renzi ne faremo sicuramente tesoro. Perché abbiamo capito che non è l'aula parlamentare, probabilmente la Camera sarà l'unica aula che rimarrà, sempre se le vostre riforme costituzionali dovessero appunto arrivare all'esito. Non è questo il luogo. Il luogo qual è? È la direzione nazionale del partito. Una volta scelto la linea, la direzione nazionale del partito, si viene in aula, noi magari arriveremo con 340 deputati e vi diremo che dibattito parlamentare. Ma cosa? Ma no, ma non è inutile discutere. Abbiamo già scelto nella nostra direzione nazionale del partito, poniamo la fiducia, voi avrete 10 minuti di tempo per dire ah no, così le cose non vanno, votiamo la fiducia e vi andare. E per questo sarà quello che succederà da qui in avanti, perché i precedenti che voi del Partito Democratico avete creato in quest'Aula non valgono solo per voi, varranno per tutti. E a quel punto sarà bello anche notare, vedere quello che succederà, perché vede, io ho sentito tante dichiarazioni anche da parte di esponenti del Partito Democratico, della minoranza, della cosiddetta minoranza del Partito Democratico, dire appunto che se vi fosse stato Berlusconi al governo e se Berlusconi avesse fatto una cosa di questo tipo, noi oggi saremmo sicuramente in piazza. Cose che probabilmente rifarete quando sarete opposizione, perché a quel punto vi ricorderete dei sacri valori inviolabili della Costituzione, dei sacri valori inviolabili della democrazia che nasce dalla lotta della resistenza partigiana del 25 aprile. Sarà solo allora che vi ricorderete di questi sacri principi che oggi invece avete preso e, non dico cestinato, non so, ma messi lì in congelatore in attesa appunto di poterli tirare fuori quando a voi servirà. Ma a quel punto noi vi diremo, guardate che Renzi ci ha insegnato che non, questi sono riti antichi, vecchi, non dobbiamo più star qui a parlare in quest'Aula, la gente fuori chiede decisione, chiede che il governo se ne freghi del dibattito parlamentare, se ne freghi della possibilità dell'opposizione di mettere degli emendamenti, non sia mai che l'opposizione voglia mettere degli emendamenti, si supera, poniamo la fiducia, perché ormai dopo Renzi tutte le cose sono cambiate, tutto è cambiato. E quando voi tornerete in piazza 25 aprile, ci siete appena stati, a cantare Bella Ciao, a ricordare i martiri della lotta antifascista, coloro che con il loro sangue hanno battezzato la Sacra Costituzione, che voi state ritoccando, fregandovene sostanzialmente dell'opinione di chiunque non sia il Partito Democratico e i satelliti che oggi ha attorno, poi quando voi tornerete lì allora, e spero di vedervi, se non io, chi verrà dopo di me nella Lega Nord, lì in opposizione contro i 340 deputati del partito che avrà vinto le elezioni grazie alle vostre regole, con magari un quarto del consenso elettorale presente in paese, allora mi verrà probabilmente da ridere. E vi dirò anche, io non ho mai creduto nelle vostre manifestazioni. A me veniva da ridere quando nel 2006 organizzavate girotondi, organizzavate chiamate al popolo perché il governo Berlusconi Bossi aveva osato toccare la Costituzione. E il popolo viola, ricordiamo, ecco, a me veniva già, ci credevo poco, ma avvio la conclusione, nel vostro sincero sentimento democratico. E ci credo ancora meno oggi, quando ho visto, perché per la prima volta ho potuto vedere di prima persona quello che fa il Partito Democratico quando comanda con la forza dei numeri, fregandosene assolutamente l'opposizione, esattamente come allora, ripeto, nel 2006, quando noi toccammo la Costituzione, è vero, toccammo la Costituzione, prevedendo tutta una serie però di equilibri, che a sentire però anche le parole del autorevole Ministro Boschi, quanto pare Costituzione viene dopo la legge elettorale. Prima vediamo la legge elettorale, che è fondamentale. Poi, se serve, tocchiamo la Costituzione per equilibrare. E mi avvio veramente alla conclusione, Presidente. Quindi, invertendo anche l'ordine proprio degli addendi.
Ecco perché noi voteremo no. Votiamo no perché, malgrado la possibilità, ripeto, che da qui a breve voi andiate all'opposizione, riteniamo che state facendo veramente, creando dei precedenti pericolosissimi per quello che accadrà nel futuro dello Stato italiano. Votiamo no, signor Presidente del Consiglio, perché speriamo di andare al voto, perché ci piacerebbe che dopo 3 Presidenti del Consiglio non eletti, il prossimo sia eletto e magari, grazie alle vostre regole, sia dalla Lega Nord. Grazie. Grazie mille. Adesso il collega Mazziotti di Celso, prego.